Allora, l'idea è venuta a papà tantissimo tempo fa, si è innamorato di questo tipo di allevamento e ce l'ha proposto. Allora, sulle prime devo dire la verità, io e mamma non eravamo molto convinte. Poi ti ritrovi questi peluche dentro casa, non è che li puoi ignorare. E quindi abbiamo assecondato la sua volontà e ci siamo dati all'allevamento anche noi di questi peluche. Sono animali molto curiosi, sì, tendono comunque a voler capire, a voler studiare e conoscere quello che li circonda, per cui anche se vengono le persone si stanno un po' magari sulle loro, però si avvicinano per chiedere ma chi è? Esempio, una delle cose che bisogna fare è tosarli, a prescindere che la tosatura a loro serve, anche perché se il manto si infittisce troppo tende a fare delle sorte di nodi, per cui la parte dove si crea il nodo, un po' come anche i cani e i gatti, si creano delle cisti e dei problemi proprio alla pelle. E poi perché così stanno un po' più freschi, quando nelle giornate particolarmente calde noi scendiamo, gli facciamo delle doccette con il tubo, gli lasciamo una bacinella grande dove loro comunque si fanno il bagno. Se hai la possibilità di avere un laghettino piccolo artificiale, una piccola piscinetta, loro vanno matti, loro si fanno proprio il bagno. È un allevamento nuovissimo, è giovanissimo. Adesso io non so esattamente da quanto tempo sia arrivato in Italia, ma credo che non abbia più di 60 anni. Per cui se parlare di 60 anni è veramente una cosa nuovissima come allevamento. E tuttora sono animali piuttosto sconosciuti, perché tu quando parli degli alpaca la maggior parte delle persone ti dicono ma che cosa sono? Poi ci sono quelli che ti dicono, ah sì, sono i lama. No, i lama sono lama, gli alpaca sono alpaca. E poi soprattutto non si conosce il prodotto, ecco, nel senso che la maggior parte dice, vabbè, ma che ci fai? Ci faccio la lana che è una fibra estremamente pregiata, perché tutti comunque parlano del cashmere perché è conosciuto. Però le persone non sanno che la fibra dell'alpaca è pregiata tanto quanto quella del cashmere. Sì, non bisognerebbe fare figli e figliastri, però sì, due. Io ho Matilde e Vito. Allora, Vito perché è cresciuto dentro casa? È proprio nato, è stato rifiutato dalla mamma, per cui abbiamo dovuto comunque siamo dovuti intervenire e è stato allattato da noi, è cresciuto fino ai 5 mesi, una cosa del genere, proprio dentro casa. E Matilde perché ha un carattere, è curiosa, viene lì e ti vuole per forza attirare l'attenzione e quindi ti morde i capelli e ti cerca. Ha un carattere proprio buffo e curiosa. Poi a livello sentimentale proprio c'è Mami, che è quella che proprio per noi è intoccabile, perché è la prima che è entrata in casa. Lei è la capostipite.